Ciao a tutti da Android Pit, io sono Jessica e oggi voglio parlarvi della DeX, la dock station che Samsung ha presentato insieme a Galaxy S8 e S8 Plus. Grazie a questo accessorio è possibile trasformare lo smartphone in un computer, utilizzando quindi anche la tastiera e il mouse. Ed in questo video vi mostreremo come. Ecco a voi la DeX. Cominciamo con i connettori. Troverete un port USB di tipo C per l'alimentazione, l'HDMI per collegare il monitor, una presa Ethernet e due port USB di tipo A per connettere tastiera e mouse. Sollevato il coperchio della DeX si può inserire lo smartphone attraverso l'USB di tipo C. Sul retro troviamo una ventola che si occupa del raffreddamento del dispositivo quando sottoposto a lavori pesanti. Collegato lo smartphone alla DeX, lo schermo si spegne e dopo pochi secondi compare un'immagine sul monitor. Il desktop funziona con Android. Come con i sistemi operativi desktop, potrete aprire diversi programmi e utilizzare le finestre. Anche funzioni come notifiche ed impostazioni rapide sono disponibili. Con tastiera, mouse e applicazioni come Office, gli utenti dovrebbero avere a disposizione tutto il necessario. Volete utilizzare Word, Excel o PowerPoint? Nessun problema. Il browser Android, in modalità DeX, mostra la versione desktop dei siti web. Le prestazioni ci sono sembrate molto buone nel nostro primo test. È possibile aprire più applicazioni contemporaneamente e neanche la visualizzazione di video nel browser riesce a piegare l'S8. Quando si ricevono chiamate e messaggi, ad esempio via WhatsApp, si può rispondere utilizzando la tastiera. Nonostante applicazioni ad alte prestazioni come ad esempio quelle dedicate all'editing dei video probabilmente non si sposano bene con la DeX, Samsung ha realizzato un buon prodotto. Ora nella nostra recensione finale cercheremo di capire come se la cava la DeX nell'utilizzo quotidiano. Grazie per averci seguito e lasciate un commento per farci sapere se siete disposti o meno a comprare un dispositivo come la DeX.